cose poi con i singoli. Un incontro rivolto ai comuni dell'Asta del Serio e della Val del Riso per illustrare le opportunità di finanziamento in ambito energetico e ambientale. Ha raccolto una buona adesione e si è tenuto lunedì sera a Villa Dogna. I fondi per le amministrazioni che coglieranno l'occasione arriveranno dalla Comunità Europea e copriranno le spese di progetti che puntano a ridurre il consumo energetico e produrre energia attraverso le tecnologie alternative da fonti rinnovabili. È la prima volta che l'Europa decide di fare un accordo diretto con i sindaci che esistono in Europa, nel nostro caso col sindaco di Villa Dogna e i sindaci dei paesi vicini. Ogni sindaco assume la responsabilità di aiutare l'Europa a realizzare l'obiettivo del 3x20 per il 2020, cioè risparmiare il 20% dell'energia che oggi consumiamo, riuscire ad avere il 20% di energie rinnovabili e riuscire ad avere una riduzione della CO2 del 20%. L'Europa, attraverso la Banca Europea degli Investimenti, dà al sindaco i soldi che sono necessari per realizzare quel patto, il quale sindaco deve in 20 anni restituire questi soldi, ma a un tasso di interesse che è meno dell'1%. Quindi con i risparmi che ottiene restituisce questi soldi e si trova con una comunità che consuma poca energia. L'idea è di mettere così in moto un meccanismo virtuoso che generi lavoro e mercato, permettendo contemporaneamente di migliorare dal punto di vista tecnologico e di qualità della vita un territorio ricco dal punto di vista naturalistico e che tra l'altro ha sempre più la presunzione di diventare appetibile a livello turistico. Vuol dire che hanno già deliberato in Consiglio Comunale sul patto dei sindaci, alcuni hanno dato l'adesione ad alcune anche l'incarico, alcune società per redigere tutta una serie di strumenti e di piani, altri invece stanno attendendo cosa fa la provincia. Allora, Villa Dogna invece andrà in consiglio comunale venerdì questo, quindi venerdì alle ore 18, dove approveremo il patto dei sindaci e dove ci supporteremo del tavolo di coordinamento, un tavolo di supporto della provincia di Bergamo.